con Stefano De Luca, ex segretario del Partito Liberale, appunto qui a questo sit-in davanti alla RAI. Beh, io credo che questo pomeriggio sia significativo perché per due ragioni. La prima, promossa dal Partito Liberale, questa iniziativa però ha riunito gran parte del mondo liberale, varie sigle, e questo è già un fatto abbastanza significativo. La seconda ragione è questa: noi non siamo tanto per la privatizzazione della RAI, ma per la vendita, perché la RAI è già privata, è una società, che solo che è in mano al tesoro. Il tesoro in un minuto potrebbe venderla. Murdoch è pronto, ma forse anche altri. Non ha senso che noi paghiamo un canone per fare un prodotto che è pari o altrettanto scadente come quello del concorrente della RAI. Che la tassa viene largamente evasa e loro non hanno neanche il coraggio di perseguire gli evasori, perché sanno che insomma la reazione potrebbe essere negativa. Non è più tempo in cui è consentito di tenere un carrozzone con 11.000 dipendenti, 4.000 contratti esterni, un costo che è più del doppio del suo concorrente, un numero di dipendenti che è il triplo del concorrente, e un rapporto, è un legame tra il mondo della RAI, i giornalisti, i funzionari, tutti coloro che gravitano attorno alla RAI, e la politica, che è perverso, anche perché è un rapporto con una politica che non c'è più. Questi sono ancora cascami del ventennio passato, e oggi insomma è tempo che la smettano. Grazie a Stefano De Luca.